E andiamo con che cosa? Oramai è diventato un classico, l'abbiamo inaugurato la scorsa settimana. Il Fedeturri presenta una carrellata di immagini come non l'avete mai visto. Un grazie speciale a Federico Turriziani, che conosce bene Gian Piero Ortolani, che ha avuto un ruolo importante proprio nello scherzo, è stato suo vice a Torgiano. Questo è Michele Quinti in versione municipale, eccolo qua. Fra l'altro staresti benissimo, ma Michele Quinti, che ha fatto anche il postino della sua raccomandata, inviato direttamente da Maria De Filippi, e a seguire oramai sei un attore talmente consumato che sei pronto proprio per Le Iene, c'è cioè Ilaria Blasi lì che ti aspetta. E qui invece abbiamo Francesco Faloi al lavoro insieme a Massimo Boldi, Lino Banfi e Paolo Villaggio. Questa è stata scattata proprio in caserma. Tutta la potenza di Francesco Faloia e qui la straordinaria somiglianza suggerita da Sabatino è il Tata Martino, che è identico davvero a Gian Piero Ortolani. E qui invece abbiamo Ale e Sava in una foto da piccoli insieme ai Robinson, loro che erano già attori consumati, conosciuti anche oltreoceano. Qui i trascorsi importanti da calciatore di Ale, insomma, altro che Sabatino. Quando offrivo cene da 36 euro. Esatto. Qui abbiamo invece Alex, tronista importante che corteggia Teresa di Uomini e Donne insieme a Gian Piero Ortolani. Vedremo chi avrà la meglio fra i due. E qui chiaramente il re di Roma, che è Alex Racichini, re di Cannara, alla Francesco Totti e Stefano Anselmo, l'unico cacciatore che va a caccia senza tartufi, perché il vero cacciatore è Alex Racichini, che si porta come cane chi? Proprio Stefano Anselmi. La grande passione qual è? Lo sci. Dovete sapere che Stefano Anselmi è solito sciare così, spesso e volentieri sui monti in Svizzera. Questo non è un fotomontaggio, questa è una foto reale che abbiamo lasciato proprio per ultima, perché stiamo andando in fascia protetta. Ti chiediamo un commento. Qui stai servendo del pesce, spiegaci tu, insomma, non so se eri in un ristorante di nudisti, dici anche dov'è, Saba è curioso. Praticamente era la sera della festa della donna, abbiamo fatto una serata, una festa alle nostre donne. E abbiamo portato a tavola tutti i vestiti, ogni portata era un vestito in modo diverso. A base di pesce, A base di suggerisce pesce, Saba. Camerieri di turno, eravate tu, Michele, No, Faloia. e anche Francesco. Faloia sempre. Alex no, invece. Alex è arrivato a fine serata da Dopo tronista. arrivava Alex. Alex era l'ospite della serata.